Mi chiamo Mario Lezzi e sono il presidente provinciale dei macellai e ho la mia macelleria col laboratorio e col ristorante in Fagagna, in via Umberto I in centro, e facciamo dei prodotti diciamo tutti a livello casalingo. Casalingo non vuol dire non strano così e quello, vuol dire delle lavorazioni fatte a mano, con le tradizioni vecchie, insomma, cioè che ci fanno i salami, le pancette, i chiossocolli facciamo i, i crudi anche e si fanno tanti altri bei prodottini come le salsicce, i cotechini e tante altre cose e alla fine facciamo anche il condimento, il pestà, il pestà di Fagagna che è riconosciuto da Slow Food anche perché è un prodotto che lui ha servito un secolo, tutti di quello che mi ricordo io perché io ho 50 anni che lo faccio e 50 anni era quello che mi ha insegnato a farlo, comunque è ancora di di natura e di uso casalingo ancora e chi lo conosce sono ancora diciamo le vecchie tradizioni i ragazzi non li conoscono ma le mamme o qualche nono ancora l'hanno sempre portato avanti perché nelle macellazioni invernali veniva fatto anche questo tipo di condimento qua cioè dopo lui cosa serve? serve per poter essere fatto uso dell'olio di una volta cioè per soffriggere tutti i prodotti sia in padella e adesso lo usiamo anche come, come antipasto, che ci fanno delle tartine, degli inserimenti che vengono un po' nascosti con altri sapori, come del peperoncino o, dei, o del pomodoro, che si riesce a dedurre una tartina con i gusti proprio del Pestà, i gusti quali sono? Sono fatto di un lardo, invece di fare la colonnata, noi lo tritiamo per fare il Pestà, e, e le erbe dell'urto. E queste qua cosa fanno? Assumono una proprietà di gusto e di sapore che le vecchie tradizioni lo conoscono. Ma io ho provato a darlo ad assaggiare anche le nuove tradizioni e comunque lo apprezzano moltissimo. Il processo produttivo è che non abbiamo una grande catena, le richieste ci sono ma noi non siamo una, una, una industria e d'altronde ci limitiamo alle richieste che noi abbiamo. No? Quando è finito lo rifacciamo, lo tutte le settimane e quando è il caso si lo fa. E si lo tiene sempre in riserva, anche perché lui essendo un po' anche stagionato, è, è, è tanto migliore. Questa qua sarebbe proprio la sua versione tradizionale, che dopo lo facciano così, ma non è il pestà di Fegagna. perché ha il suo disciplinare è veramente che è fatto con un lardo puro, un lardo dei maiali nostri, e cioè friulani, che non è, non sono mai, non è un lardo importato, e con l'erba è proprio dell'orto che sarebbero il sedano, carota, e cipolla, salvia e rosmarino, un prezzemolo e un po' d'aglio e sale e pepe, quanto basta. Va tanto per soffriggere, si soffrige un po', al posto dell'olio si mette dentro gli altri il contenuto e lui dà i suoi sapori e i, i suoi contenuti veramente di, di sapidità.